Nelle fasi di manutenzione forse lì c'è il maggiore impatto perché molte volte nel fermo impianto dove c'è una sovrapposizione della classe operaia nelle loro mansioni, quindi c'è un lavoro di interferenza e su questo io devo dire che si sta lavorando molto affinché ciò non succeda, non ci siano delle disgrazie. Franco Amato è rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lavora da oltre 20 anni alla Colacem di Sesto Campano. La sicurezza sul lavoro non può essere un'azione individuale. Sì, certamente, c'è un coinvolgimento da parte sia dell'azienda e sia dei lavoratori e noi abbiamo un ruolo importante, quello dell'RLS, che deve sovrintendere e vigilare lì dove l'azienda forse non è tanto attenta. La Colacem è un cementificio, lo è anche l'impianto di Guardia Regia, dove ad inizio mese ha perso la vita Claudio Amodeo. Impedire il replicarsi di azioni che possano comportare rischi è stato l'obiettivo di un incontro chiesto proprio ad Amato con le direzioni aziendali dei due stabilimenti. In una giornata come questa, cosa si sente di dire ai lavoratori? Bisogna fare attenzione, il sindacato ha lottato affinché ci siano delle normative oggi in vigore e noi dobbiamo rispettarle e non dobbiamo prenderla con superficialità, perché la superficialità molte volte porta a delle disgrazie. In questo stabilimento nel 2006 morì un manutentore esterno precipitando da una torre di 43 metri. Il 31 marzo scorso in Colacem sono trascorsi 2 anni senza incidenti sul lavoro. Domani ci sarà una giornata di aggiornamento sulle guide dei mezzi utilizzati nello stabilimento.